Nicoletta Brunengo, una delle insegnanti della scuola di Via Gibelli, e anche voi siete andati in corteo questa mattina, una merenda ecologica. Qual è il messaggio? Allora, il messaggio è quello di ridurre il più possibile le plastiche. Noi abbiamo seguito un po' le orme della ragazzina svedese Greta Thunberg, i nostri ragazzi stanno facendo delle ricerche su questo messaggio che a lei ha mandato, e ne abbiamo approfittato oggi, perché è lo sciopero globale appunto, per partecipare anche noi. Adesso andremo in cortile, faremo una merenda ecologica e vedremo quanta plastica abbiamo consumato ieri nelle nostre merende e quanta invece riusciamo a consumarne oggi nella merenda ecologica. Quindi insomma un messaggio educativo per questi giovani che sono gli uomini e le donne del domani. E ai quali dobbiamo dare tanta fiducia, tantissima, perché sono appunto il nostro futuro. Sono una professoressa della scuola media di Ponte d'Assio, insegno tecnologia, ma assieme alla mia collega di italiano, all'indomani praticamente, anche le altre colleghe, all'indomani in cui è stato pubblicato il video del discorso di Greta Thunberg, quindi a novembre, che ha partecipato alla COP24 di Katowice, la conferenza mondiale del clima, ci siamo dette che questo suo discorso non poteva rimanere lì, ma dovevamo farlo ascoltare ai nostri alunni. E quindi lei ha fatto questa azione, per cui noi siamo qua oggi, al venerdì, di non andare a scuola ma di sensibilizzare i grandi a rispettare gli accordi che a Parigi sono stati firmati. Quindi giustamente lei ci ricorda che i grandi si sono presi un impegno, si stanno comportando da bambini perché non lo stanno rispettando, perché le emissioni di anidride carbonica stanno continuando, e quindi le dice ok, allora saremo noi bambini a ricondurvi, a prenderci questa responsabilità. E per cui insomma i nostri ragazzi si sono informati, ognuno ha scelto, ha cercato altri ragazzi che come Greta si stavano impegnando per fare qualcosa, ma in modo attivo, non passivo, stando seduti o brontolando. E quindi abbiamo prodotto una serie di cartelloni su Nadia Sparks, che è una ragazzina inglese che tutte le mattine si alza un'ora prima per andare a scuola e raccoglie la spazzatura, la plastica in particolare, perché ha letto che la plastica, finendo nei mari, distrugge l'ambiente marino e provoca problemi enormi sugli animali che si nutrono poi della plastica ignari. È stata bullizzata, questa ragazza è stata presa in giro, non si è fermata, tant'è che oggi è ambasciatrice del WWF, quindi mi sembra un impegno grande, uno spunto. Ognuno di noi può portarsi a casa la plastica che produce e portarla negli appositi contenitori. Ogni ragazzo che viene qua a mangiare nella pausa pranzo si può portare via il sacchettino di focaccia, perché qua Piazza Roma è molto invasa dalle plastiche, quindi anche questo è una cosa che ci dobbiamo portare a casa. Va bene parlarne, ma dobbiamo agire anche. Un altro ragazzo, Felix, che in Germania ha dato vita a questo movimento che si chiama Plant for Planet, e si è messo in testa di piantare 2 milioni di alberi, perché gli alberi, consumando anidride carbonica, possono un po' ridurre l'effetto serra. E ha coinvolto un sacco di capi di stati, ad esempio il principe di Monaco ha partecipato a questa campagna, Harrison Ford, se fate una ricerca vedrete quanto si sta diffondendo. E in Italia abbiamo un ragazzo che si chiama Aran Cosentino, che è anche stato menzionato dal presidente Mattarella e che è, diciamo, il portavoce di questo movimento che si chiama Plant for Planet in Italia. Quindi ragazzi, veramente ci crediamo che siano proprio la generazione questa di svolta per curarsi del pianeta e per risolvere i danni che adulti sprovveduti hanno combinato. Quindi vi invito ognuno di voi a pensare una cosa da fare e di andare avanti a farla. Ad esempio c'è la giornata di pulizia delle spiagge a maggio, sarebbe una bella cosa vedere grandi e piccoli tutti a dare una mano in tutte le città, ecco, non solo qua o non solo sulla spiaggia, ognuno lo può fare nel suo paese, a casa sua.
ringraziamento a tutte le persone che hanno fatto sì che oggi ci sia, voglio dire, questo ricordo importante di quest'uomo che tanto ha dato a Col di Rodi, a Sanremo, ma soprattutto alla nostra nazione. Un uomo veramente importante, una figura religiosa, ma amata da tutti, dai religiosi e non religiosi. Dunque grazie a tutte queste persone che hanno collaborato. Grazie, voglio dire, alla bellissima cerimonia organizzata oggi, e mi auguro che questa statua possa rimanere un ricordo per tutti questi ragazzi che sono qua presenti oggi, proprio a sottolineare, voglio dire, il futuro di questa, il futuro della nostra, voglio dire, della nostra terra. Oggi è un giorno importante per i giovani, perché ho visto centinaia di ragazzi stamattina protestare per l'ambiente. Credo che sia un segnale importante. Vediamo tanti giovani qua presenti per sottolineare con noi questo momento. Ecco, ci fa ben sperare tutto questo. In origine Ospedaletti erano proprio quattro case, era poco più di un borgo marinaro, e comune era comune di Col di Rodi. Ospedaletti era sotto Col di Rodi, poi è stata la Colla comune di Ospedaletti, ed oggi è comune di Sanremo, Ospedaletti per conto suo. Anche voi Ospedaletti avete una via Padre Semeria. Anche noi Ospedaletti abbiamo una via Padre Semeria, e noi, io ero stato presente alla cerimonia circa un anno fa, dove era stata interrata una pergamena sottoscritta. E oggi sono particolarmente onorato, e parlo a nome ovviamente non solo personale ma di tutta l'amministrazione, di essere presente a questa cerimonia dove è stata collocata di Padre Semeria, una figura che sicuramente è nei cuori dei sanremaschi, dei collantini e certamente anche degli ospedalettesi. Oggi ci troviamo al fondo della passeggiata di Ponente, in particolare sotto al Belvedere. Avete visto, è stato fatto dal Comune di Andorra un intervento sulla nuova massicciata per mettere in sicurezza tutta quest'area, un intervento che è stato svolto anche grazie all'aiuto di Regione Liguria. Si è intervenuto su tutta questa parte, ma come vedete anche per la messa in sicurezza dei moli che erano stati danneggiati. Il lavoro è quasi concluso, contiamo di completare tutto entro il periodo pasquale. Al Gaslini abbiamo costituito un gruppo di lavoro che si chiama Urano. Il termine Urano va ad indicare la presenza in questo gruppo di lavoro di diversi specialisti: urologi, radiologi, nefrologi e anestesisti. Questo gruppo multidisciplinare nato al Gaslini si occupa di gestire la patologia congenita dell'apparato urinario. Cos'è la patologia congenita malformativa del rene delle vie urinarie? È quell'insieme di patologie che vengono raggruppate sotto l'acronimo CACUT, Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract, e che è una patologia di tipo malformativo, quindi sono problematiche congenite di formazione del rene e della trafila urinaria. E questa patologia malformativa può comportare la presenza, per esempio, di un rene unico per una genesia renale, o può coinvolgere invece la posizione del rene, quindi il famoso rene ectopico, rene a ferro di cavallo, oppure può comportare un'alterazione nella unione del tubicino di scarico del rene, che è l'uretere, con la vescica. E questo è per esempio il caso del reflusso vescico-ureterale o del megauretere congenito. Oppure ci possono essere problematiche di duplicazione renale e quindi una doppia via escretrice anziché un unico sistema di escrezione. È una patologia frequente, perché la patologia malformativa congenita delle vie urinarie, spesso di diagnostica prenatale, coinvolge un terzo della patologia malformativa congenita, quindi è una patologia frequente con cui ci troviamo a confrontare e che spesso ha anche una familiarità positiva. Il gruppo Urano si occupa di inquadrare dal punto di vista diagnostico e nefrologico la patologia di tipo malformativo e quindi vedere l'eventuale trattamento di tipo chirurgico. Il gruppo Urano al Gaslini si raduna settimanalmente per discutere i casi che sono stati indagati dal punto di vista diagnostico e nefrologico, e vengono proposte le terapie adeguate.
Consacrare definitivamente le terre del Monviso come territorio coeso con politiche coordinate e come destinazione turistica di eccellenza, caratterizzata da una natura intatta e da sapori e valori autentici. Questo è l'obiettivo del progetto transfrontaliero Terre Monviso, che vede coinvolti 69 comuni e 6 valli intorno al Re di Pietra e l'unione dei comuni francesi del Guillestrois e Queyras. Per dare operatività al suo programma Tour, volto a migliorare la promozione e l'offerta del turismo, di cui è capofila il Comune di Saluzzo e vede coinvolta la Camera di Commercio di Cuneo, è stata siglata di recente una convenzione tra i due enti istituzionali e le 6 unioni montane di riferimento. Le risorse messe a disposizione dagli enti montani da parte di Comune e Camera di Commercio serviranno alla realizzazione delle Porte di Valle, una rete di vetrine territoriali gestite da imprese e manager locali in collegamento con i partner francesi. L'ente camerale inoltre svilupperà una serie di attività di promozione anche a livello internazionale, a sostegno dei gestori delle Porte di Valle e delle attività di accompagnamento e qualificazione delle imprese turistiche. Un grande progetto che finalmente vede insieme, strategicamente convinti, territori e le istituzioni di poter portare, grazie anche ai progetti europei, l'opportunità di nuovo entusiasmo, di nuova passione, di nuovo lavoro, mi auguro, di nuove opportunità anche imprenditoriali all'interno di queste magiche terre alte che hanno recitato una storia straordinaria nel passato, che oggi stanno soffrendo, ma che possono essere per noi una nuova grande prospettiva di lavoro, di crescita, anche di occupazione e di lavoro per le nuove generazioni. Credo che fare squadra, stare insieme per vincere uno scudetto, e lo scudetto si vince insieme, non si vince da soli, credo che sia un obiettivo che ci stiamo ponendo, e la firma di oggi sta a suggellare proprio questo tipo di volontà, con un impegno e una passione rinnovata da parte di tutti, che ci permetteranno di guardare al nostro futuro con maggiore entusiasmo. La Camera di Commercio nello specifico dovrà selezionare, ovviamente attraverso bandi pubblici, sfruttando quelle che sono le sue relazioni, la presenza capillare sul territorio, degli operatori che siano in grado di garantire quegli standard minimi necessari per partecipare al progetto. Un progetto che è sì di informazione e di promozione turistica, ma è anche di erogazione di servizi sul territorio. Perché l'idea che abbiamo è che la Porta di Valle possa in qualche maniera sopperire a una serie di servizi pubblici che sono venuti a mancare nel tempo. Potremmo chiamarla palestromania, la voglia di stare in forma, di mettere in evidenza bicipiti e quadricipiti tonificati, è veramente diventata una mania. Un po' come il lifting a tutti i costi di signore attempate che non vogliono cedere al passare degli anni. Perché non lo sport all'aria aperta o una bella camminata nel nostro splendido lungomare sulle strade che portano alle nostre lussureggianti colline. Pare che tutti preferiscono sollevare pesi, viaggiare a più velocità su un allenante giro di rulli del tapis roulant, ma la moda è la moda e come tale ha i suoi seguaci sia nel mondo femminile che in quello maschile. Ma la moda del tonico, del perfetto, del senza pancia, della tartaruga muscolosa è anche a rischio. Sempre più numerosi prodotti pericolosi che vengono spacciati come miracolosi a pseudoatleti sempre creduloni, perché per loro l'importante è mettere in mostra bellezza più o meno gonfiata. L'altro ieri hanno scoperto una nuova organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze per sportivi della domenica, un nuovo doping del dilettante dei primati di bellezza. In diverse regioni italiane ne hanno arrestati 11, tutti trafficanti dediti alla vendita di prodotti dannosi alla salute, ma che promettono miracoli per rendere perfetto il corpo, per ringiovanire. Ecco un'altra delle tante imbecillità del popolo che non vuole capire che ogni età ha la sua bellezza, che ogni corpo ha la sua forma e che alla natura non ci si può opporre. Se si è belli, ma se si è brutti, difficile trasformarsi in belli. Thank you.
Santa Luisa de Marillac nacque a Parigi il 12 agosto 1591, figlia illegittima di Luigi de Marillac, signore di Ferrières e consigliere al Parlamento. Crebbe in un buon collegio, ma con la morte del padre venne affidata alla vera madre, povera, che l'avviò al lavoro. Decise di prendere i voti, ma i parenti la costrinsero a sposare il segretario di Maria de' Medici, Antonio Legrand. Nel 1625 rimase vedova e, per servire i poveri, cominciò ad accogliere in casa propria le giovani che venivano dal contado. Con Vincenzo De Paoli fu cofondatrice delle Figlie della Carità, al servizio di poveri, malati, orfani, ergastolani, anziani e vagabondi. Protegge le assistenti sociali e tutti coloro che lavorano in campo sociale.